Ciao a tutti, allora, primo giorno di quarantena, sono successe tantissime cose in pochissimo tempo. Vabbè, qua c'è il mio computer, questa qui è la stanza, che è una stanza abbastanza. Non me l'aspettavo così. Allora, è arrivato già il mangiare. Questo è il pranzo, è il primo pasto che mi servono della quarantena. Notizia un po' particolare, purtroppo hanno trovato 4 positivi sull'aereo dove stavo io e niente, infatti ho sanificato tutto con questo sanificatore che ci hanno dato in dotazione. Ho già pulito i vestiti che ho usato durante il viaggio e ora ho lavato e ora sto aspettando che si asciughino. Niente, sono un po' turbato per questa cosa, però alla fine la stanza è bella, non deve avere problemi. Allora, vediamo questo pranzo che è qua. Allora, vediamo. Oh, attenzione. Allora, abbiamo un po' di carne fatta così. Poi lattuga, questa verdura, riso. Questo. Ragazzi, casomai vi faccio vedere la cena, sono morto, sono distrutto. Niente, spuntino, non si capisce più niente. Ho dormito 2 orette questo pomeriggio, che da voi è mattina. Mi sono misurato la febbre, 36. Niente, ora mi sto facendo questo coso di noodles. Hong Xiao Niu Rou Mian. Vediamo se c'è dentro questo pacco fantastico. Allora, troviamo le salse. Questo qui è un insaporitore. Carne disidratata. Una forchettina. Ci sta. Allora, qui andremo a mettere l'acqua e poi andiamo a mescolare tutto. Ora vediamo. Ve faccio vedere. Quindi prendiamo l'acqua del bollitore, la versiamo. Ah, ancora un po'. Ok. L'acqua a 100 gradi. E penso che ora possiamo mettere queste cose qua. Anzi, prima chiudiamo un po'. E non si chiude più. No. Quindi ora mettiamo questo. Ok. Che dà un sapore, spero. Poi aggiungiamo questo qui che è uno speziato. Ma così può andare. E alla fine, vabbè, mescoliamo sempre. Adesso aggiungiamo il mix di carne e verdura disidratata che dà il tocco magico. Mescoliamo ancora un po'. Questa forchetta è malfunzionante. Tra l'altro io ho le mie bellissime posate portate dall'Italia, compreso di bacchette. Vabbè, ammetto, teoricamente gli spaghetti istantanei non mi. Cioè, non vado pazzo per questo tipo di pietanza, però sicuramente è molto meglio di gusto del sake bon che abbiamo in Italia, che è veramente cibo per cani, quello, senza dubbio. È bollente, mamma mia. Però alla fine con questo qui riesci ad accomodare. Se mangi un sake bon in Italia, riesci solo a vomitare. Beh, poi se arrivo a Genova vi faccio vedere, dai. Tanto sarà un 14 giorni di mangiare, a meno che non mi viene il coronavirus.
i video diventerebbero veramente molto più esilaranti poi. Allora, ho finito di mangiare, vi faccio vedere cosa bisogna fare ora per sbarazzarsi di questo oggetto. Allora, muniti di mascherina, il cesso alla giapponese, fantastico. Allora, mi è appena arrivata la cena alle 20:51, orario non cinese, ovviamente. Vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, prima di tutto spostiamo. Qua abbiamo le nostre It's Sin Quaid o Fan Bien Quaid. Ok, vediamo qua. Allora, abbiamo due mantou. Poi abbiamo di nuovo questo delizioso, non so come chiamiamo questa verdura, cinzai, con vitello, questa verdura qua, c'è tanta verdura, questo è buono, peperoni con patate. Va bene, allora questo qui non so che cosa sia, ma è una cosa calda, una zuppetta. Assaggiamo e poi vi lascio, assaggiamo questo. Questo è buono, decisamente buono. Con il tocco sotto misura di Luperini, fatto sorprendere sul calcio piazzato.